Rieccoci qua. È stata una pausa molto ricca. Io sono stata un po' di tempo nella stanzetta del bar e sono uscite fuori delle considerazioni davvero interessanti che poi riprenderemo. E adesso è con infinito piacere che chiamo qui sul palco il mio co-founder e socio Gianluca Diegoli. Eccomi, grande ritorno sotto questa luce un po' strana. Vi Da dove ci parli, Gianluca? parlo da un posto a Milano che è una specie di ostello bello per quelli che, come voi, non so se ci avete mai fatto qualcosa, è una specie di una via di mezzo tra un co-working e un hotel e bistrò, quindi a seconda delle ore del giorno cambia di funzione. Infatti qui hanno appena finito di fare colazione e io aspettavo che spostassero le tazzine del caffè per poter fare questa cosa. Ah, molto, molto carino, molto milanese, molto ben, molto, molto ben fatto. Ma sei Non ancora costa neanche abbastanza tanto. giovane ad andare negli ostelli? No, no, ma è un ostello, no, io non ci sono mai stato, come ben sai. No, è un ostello, facevo riferimento a ostello bello per darvi un po' il tono dell'ambiente informale, non da hotel, triste. Però no, sono solo stanze singole qua. Sono un sacco di stranieri e gente della, una volta sarebbe detto la new economy, insomma, tutti in call qua. Parlare con qualcun altro da remoto. E insomma, questo è il mondo. Bene, bene, bene. Allora, ti lascio il palco per il tuo talk in Grazie. cui racconterai come ce l'hai fatta a ricordare e recuperare il tempo speso nelle call. Via. Allora, ciao di nuovo, ciao a tutte e a tutti. Io ho un problema, ho sempre avuto un problema con le riunioni, con le call. In realtà quando ero in azienda le riunioni non erano un problema perché io venivo pagato dal mio datore di lavoro, quindi se lui diceva beh, fai tante riunioni, io mettevo lì e cercavo di usarle al meglio, al massimo mi riposavo. Il problema è che quando sei, diciamo, il tempo è pagato da te stesso, le riunioni sono un male che è necessario, ma che devi cercare di ottimizzare. Quindi da una parte ovviamente cercare di partecipare solo a quelle che davvero ti possono servire, aiutare, ma dall'altra parte avevo un grande problema. Io ho pochissima memoria e sono monotasking, nel senso che se sto ascoltando qualcuno faccio fatica a prendere appunti. Quindi cosa succede? Che io ti sto ascoltando, prendo pochi appunti, dopo un giorno la memoria è andata via, ma anche quando ero più giovane. Quindi non mi ricordo assolutamente niente di quello che è stato detto. E andando a leggere gli appunti, sì, magari c'era scritto qualcosa, ma proprio perché stavo ascoltando, non erano contenuti. Questo era un problema già all'università, ma all'università era un problema inferiore perché si potevano acquistare gli appunti fatti da altri e sbobinati da altri, no? E quindi questo è il primo, diciamo, lavoro che viene sostituito da cosa? Dall'intelligenza artificiale. Un trick che ho scoperto quest'anno, di cui voglio parlare, va appunto, come dire, a bypassare questo problema con le riunioni, cioè di sapere che cosa si dirà, che cosa si è detto anche, e farlo sapere, diciamo, a tutti, no? Anche quelli che magari si erano stancati un attimo, si erano distratti, eccetera, eccetera. E vi condivido un attimo lo schermo perché sono, ho fatto le slide, ma ho fatto proprio due schemi di Miro. Voi sapete che chi lo sa, chi mi conosce sa che sono ancora un appassionato di questo Miro. E non so se si vede, insomma, ecco, io ho questa mia teoria, no? Che il testo è la cosa più efficiente a riceverlo, no? Quindi tutti noi vorremmo avere degli appunti di quello che dobbiamo fare, scritti, però ovviamente il testo ci fa fatica a farlo, no? Ed è il motivo per cui la gente ci manda i vocali.
perché vuole ribaltare su di noi il problema, no? Loro vogliono fare presto, comunicarci qualcosa, ribaltano su di noi il problema di ristrutturarlo, di strutturarlo, anzi, il problema. Questo a livello macro cosa succede? Che a seconda di chi comanda, le mail diventano riunioni, perché è più facile comunicare, come si dice, via me e via riunione, via vocale, no? Il problema è che appunto succede quello che dico io, e c'è anche questa battuta, no? Che di questa call poteva essere una mail, ma il problema è che non è stata una mail per un motivo ben così ben preciso, cioè che chi doveva scrivere la mail, invece una call, dai, andiamo lì, diciamo qualcosa e facciamo finta di avere comunicato. Quindi cosa succede? Succede che poi facciamo questa famosa call, ma poi, finita la riunione, non c'è nulla di scritto e gli appunti sono fatti male e individuali. Molto spesso non c'è quella antica e, diciamo, perduta buona pratica di fare le minute. Mi ricordo quando lavoravo con i norvegesi che loro facevano le minute, per noi italiani un po' raffazzonati e così improvvisati, erano una cosa, non capivamo neanche come si facessero queste famose minute. Quindi di solito non si fanno. Ecco, c'è stato per un po' di tempo il fatto che le call si potevano registrare, ok? Sì, si potevano registrare, ma il problema era solo portato in avanti. Chi ha tempo, voglia di riguardare una registrazione dove non sai dove trovare le cose all'interno di un'ora magari di registrazione? Questo era un po' il problema fondamentalmente, no? È lo stesso problema per il podcast, di cui ho trovato una soluzione. Cioè, esiste un'intelligenza artificiale anche per il podcast che ti sbobina quello che dicono e di farli ascoltare solo a scelta, diciamo, le parti che ti interessano, probabilmente basato sulla stessa tecnologia. Insomma, cosa succede? Che dopo un po' c'è bisogno di fare la riunione di recappone, come la chiamo io. Cioè, visto che abbiamo fatto una riunione che non si è capito, nessuno ha preso appunti, c'è bisogno di fare una nuova riunione. Ma di nuovo entriamo in questo circolo vizioso, ok? Vediamo come mi è un po' cambiata, diciamo, la vita. Ecco, io per riunione intendo meeting, può essere anche meeting con un nuovo cliente, con qualcuno che ti chiede una consulenza, una formazione, quello che vendete, insomma. Io chiamo la riunione zero, come il paziente zero del Covid. La riunione zero è estremamente importante perché è un po' ovviamente il momento in cui ti presenti, eccetera, ma è molto importante perché tu poi nella successiva attivazione o nella successiva offerta devi davvero basarti su quello che è stato detto, no? E il rischio appunto di perdersi dei pezzi mentre tu stai ascoltando anche molto attivamente quello che quell'altra persona ha da dire è molto, molto forte. E qui entra in gioco questo tool, non so come chiamarlo, che si chiama Grain. So che nel frattempo ce ne sono altri. Mi sembra di aver visto anche che forse anche Zoom sta cercando di fare qualcosa del genere. Probabilmente lo faranno. Diciamo che Grain ha la buona cosa di collegarsi come se fosse un ospite che tu devi accettare, è collegato al tuo calendario, quindi tutte le volte che tu hai una riunione teoricamente si presenta anche lui, a meno che tu non lo disattivi dal calendario o da dopo che impedendogli l'accesso, diciamo così. Piccola nota, diciamo, curiosa, a volte mi sono dimenticato di dire che io non sarei stato in una riunione, ma il mio aiutante virtuale si è presentato e loro l'hanno accettato, mi hanno registrato la riunione e mi ha detto che cosa si era detto anche senza che io fossi presente. Non è male come idea, anche se all'inizio era stata assolutamente involontaria.
cosa fa fondamentalmente Grain? Adesso ve lo faccio vedere un po' così in diretta. Presenta, vi faccio vedere l'altro e lo faccio vedere dal vivo. Eccolo qua. Questo è Grain, per il quale notate un nome familiare per chi ha partecipato qui al altri freelance camp, che ha adottato anche lei questo tool. Non so se è presente, ciao Ambra nel caso. Che cosa succede? Succede appunto che dopo la riunione fondamentalmente c'è una registrazione video che non ho mai guardato, è in bassa risoluzione, quindi non è adatto per fare webinar che poi devono essere registrati, messi su YouTube, no. La cosa buona è che è uno dei pochi tool che uno si connette, dicevo, con tutti i tipi di riunione, quindi Zoom, Teams e Meet, e capisce l'italiano, perché questo non è ancora scontato. Nonostante non capisca l'italiano, però lui mi fa il riassunto in inglese, per qualche motivo. Il riassunto è piuttosto ben fatto. C'è una summary, okay, che potete copiare o mandare anche come link condivisibile ai vostri clienti o ai vostri interlocutori. I punti chiave, ecco, i punti chiave è molto interessante, perché funziona un po' come ti sblocca un ricordo, cioè a me basta pochissimo, cioè capire che si è parlato di quello, poi per dire, ah ok, abbiamo detto quello, e aprirmi, diciamo, il ricordo. Quindi proprio la vera e propria minuta, no? Questa è un'ora di riunione in 5-7 step. E poi, cosa buona, ti dice anche quali sono i next step, ok? Next step che sono una vexata questi, diciamo, delle riunioni in Italia, nel senso che non si capisce mai cosa deve succedere dopo. Lui ci prova, no? A volte li individua, a volte no, se siamo stati particolarmente casinisti, non li trova. Ok, cosa succede? Così, questa è la funzionalità principale, no? Quindi c'è una timeline, chi ha parlato, potete lasciare dei commenti. Io lo sto usando probabilmente al 50% delle possibilità. Che cosa potete fare dopo? Ecco, diciamo che se il vostro interlocutore è inglese, cioè legge l'inglese, potete fare copia e incolla e magari dargli un'occhiata, insomma, che non ci siano scritti dei nomi strani, oppure se avete confidenza con l'interlocutore non c'è problema. Interlocutore qua. Altrimenti cosa faccio io? Finisco il giro, diciamo, con ChatGPT-4, prendo tutto lo sbobinato, chiamiamolo così, o nella versione già ridotta, o anche nella versione integrale, perché lì comunque sbobina il testo di riunioni anche in 2 ore, anche infinite, lo sbobina, lo metto su ChatGPT, traduco in italiano e gli chiedo di fare delle cose, e vi faccio vedere, vado verso la conclusione di questa piccola condivisione. Cosa faccio a questo punto dal recap testuale in inglese? Tanto ChatGPT non interessa che sia in inglese, in turco, in italiano. Gli dico, ok, contestualizza e metti pain point. Faccio un esempio. Se io nella riunione, una riunione in cui si è parlato di una possibile consulenza, una formazione, cerco di fare estrarre già un simulacro di offerta dicendo a ChatGPT chi deve essere, quindi sei un consulente che deve fare un'offerta per un'azienda che vuole fare questo e quest'altro, fai leva sui punti e sui pain point che sono stati, diciamo, evidenziati all'interno della call. Ovviamente lui
potrebbe esagerare nel fare un'email di vendita troppo spinta, che magari non è nelle vostre corde, nel vostro, diciamo, modello di personal branding. Però chiaramente, come sempre accade, l'intelligenza artificiale fa il 90%, non il 100%. Questa è la sua forza. Se invece, diciamo, è una, come dire, un'attività che non è, si conclude, diciamo, con un'offerta e basta, ma è un'attività continuativa, questo diventa un loop. Perché io posso programmare la prossima mail o dire ok, ci siamo visti, ci vediamo la prossima volta riprendendo da punto A, punto B, punto C. Come faccio a fare questa mail? Semplicemente vado di nuovo in Grain. Se voglio fare una roba un pochino più fine in italiano, prendo, traduco, sintetizzo con ChatGPT e dico ok, abbiamo parlato di questo e questo, in modo che tutti arrivino alla riunione, diciamo, con un minimo di, almeno, di contesto. Se non ho tempo e sono molto in confidenza, posso dire ok, la prossima riunione ci vediamo per parlare di questo, vi ricordo quello che abbiamo stabilito nella riunione precedente e metto direttamente i link a Grain. Grain ha una serie di condivisioni che possono essere, diciamo, più o meno private, quindi solo con certi indirizzi email o per tutte le persone che hanno il link similarmente, diciamo, a Google Doc o strumenti di questo tipo. Ecco, io passare, diciamo, da questa modalità a questa modalità, insomma, ho visto che ha un sacco di potenzialità. Devo dire che a volte, anche nelle sessioni di consulenza, molto spesso avere un recapone, diciamo così, può essere un po' anche di formazione, può essere un po' un ulteriore add-on, diciamo, da dare al cliente, più o meno raffinato. Se lo volete dare allo stato grezzo, gli date il link direttamente. Se volete fare qualcosa di un pochino più raffinato, prendete il recapone, lo fate trasformare in un documento più raffinato da ChatGPT e lo riguardate, o addirittura lo fate trasformare in delle slide, quindi date i materiali automaticamente a partire da una formazione, da una sessione formativa o di consulenza. Allora, quanto costa? Poi vi do anche il link qua per se volete provarlo. Costa $15 al mese, però c'è una versione gratuita che ti consente un numero fino a 50 riunioni, mi sembra, così uno lo può, diciamo, può provare e vedere. Io credo che siano i $15 meglio investiti lì, diciamo, di quest'anno, anche perché ti tiene davvero un database e puoi fare delle specie di playlist con tutte le riunioni con un cliente o un ufficio particolare di un'azienda, eccetera, in modo da andarle a ritrovare veramente in 5 secondi, insomma. Basta, diciamo che più o meno vi ho detto tutto quello che c'era da dire. Ecco, il testo che può essere generato da Grain, poi io a volte lo metto anche usando molto Miro per tenere tutti i documenti, diciamo, un tipo di formazione, consulenza in un unico posto, lo appiccico lì, però potete usarlo su Google Doc, eccetera, insomma, qualunque altra tipologia. Basta. Finito, tutto qua. Piccolo, spero, non so quanti di voi sono usano già strumenti di questo tipo, ma insomma, credo che sia davvero un futuro in cui si possa fare unire il meglio del testo e della riunione o dell'incontro, diciamo, virtuale. Allora, intanto grazie Gianluca, confermo il fatto che è capitato che Gianluca non si sia presentato ma abbia mandato Grain, una volta. Ma in realtà è stato anche molto utile, perché poi c'era un'altra persona che non era riuscita a partecipare, quindi io ho scritto a Gianluca, va bene, poi però manda il recap anche alla persona che non c'era, quindi totalmente utile. Sul palco nei commenti chiedono come fai con le riunioni in presenza.
Riunioni in presenza è un po' un problema, però anche qua ho trovato un trick che l'ho provato all'università. Praticamente mi sono fatto una riunione tra i miei due indirizzi email su Meet, tra l'indirizzo email dell'università e quello mio aziendale, tra virgolette. Lui l'ha interpretato come un Meet, cioè. A quel punto ho collegato Meet dal telefono e l'ho messo sotto il muso del nostro amico Enrico Marchetto e devo dire che ha funzionato. Chiaramente dipende molto se riesci a catturare bene la voce. Il problema principale è un altro in realtà, che mentre dalle riunioni dei Meet virtuali, diciamo, lui riesce a capire chi sta parlando. Nelle riunioni fisiche lui interpreta tutto come un unico flusso, quindi è molto più facile che si incasini, non capisce chi sta parlando, quindi riesce a capire più o meno, però probabilmente, diciamo, alla fine. È come Però se la riunione fosse un lungo monologo è dell'un. lungo, Capisco. esatto, esattamente. Beh, interessante comunque. Sto leggendo un po'. Ecco, Luigi Serra ti dice: visto che c'era un menu automazioni, cosa Ah permette di sì, automatizzare se l'hai sperimentato? io non l'ho sperimentato benissimo, devo dire, l'ho trovato, perché ci sono due automazioni che sono a pagamento, che non sono nel mio starter base e che non mi servono in realtà perché sono con HubSpot e con Salesforce, perché è anche uno strumento molto utile, per esempio per i commerciali, che fanno molto call, diciamo, con i loro clienti e poi ovviamente devono mettere, almeno nei CRM avrebbero teoricamente, ma non lo facevano mai, Dovrebbero. dovuto mettere che cosa si è detto, diciamo, nella riunione, eccetera, eccetera, o come ha reagito il cliente. Ecco, l'integrazione avviene con questo sbobinamento che viene messo, non so, perché non l'ho mai usato, non so a che livello di dettaglio e a quale livello di compressione viene messo direttamente nell'interfaccia di Salesforce o di HubSpot del cliente. C'è anche un'integrazione con Slack, perché probabilmente serve per, diciamo, pingare o mettere in automatico, diciamo, delle riunioni, appunto, che possono essere interessanti per tutti, all'interno di certi particolari canali. Queste sono queste tre linee di integrazione in questo momento. Poi c'è una persona che chiede di Miro, ma non vorrei aprire il discorso Miro perché sennò faremo uno Zoom Club su Miro in cui Gianluca riprova a vendermi Miro che io odio, ma è un problema mio, non so. Io e Non buon Miro Alessandro intendo. Pirani, siamo i due ambassador di Miro. Ringrazio Gianluca Grazie e a passiamo voi. alla prossima. Alla prossima, chi sarà?